e adesso alla terz'ultima lezione mi sono dimenticato, portate pazienza. Allora, siccome adesso parte il video, vi ricordo che io ho già insegnato un'ora su questo argomento e quindi metterò a disposizione la lezione dell'anno scorso, il video della lezione dell'anno scorso, che è un video su Teams del tutto analogo e anche un pochino più esteso rispetto a quello di quest'anno. Agli effetti della preparazione dell'esame è assolutamente ininfluente, d'accordo? Poi in realtà quest'anno ho fatto qualche considerazione leggermente diversa, quindi chi ha seguito la lezione e andrà a vedere quel video troverà qualche considerazione diversa, oltre a un'articolazione leggermente diversa, credo di aver lavorato di più alla lavagna l'anno scorso, però in realtà quello che ai fini della vostra preparazione sono assolutamente equivalenti. Bene, grazie, vi chiedo ancora scusa. Dunque, voi adesso state vedendo la lavagna, quindi dovremmo essere a posto. Come unica scusante a mio favore, vi ribadisco che ho un mal di denti folle. Le scuse al momento giusto si trovano sempre. Allora, detto questo, cerchiamo di riportarci al nostro esempio. Allora, abbiamo un alveo con una pendenza I. Una pendenza I. Noi, e poi sappiamo che su questo alveo entra una portata Q con, e c'è una soglia in fondo di altezza, adesso mi pare di averla chiamata con l'altezza S nelle dispense. Ok, allora la prima cosa che devo fare, immaginiamo che sia un alveo rettangolare, ma in realtà, ripeto, non è un'assunzione necessaria, diciamo che se è un alveo rettangolare riuscite a calcolare altezza critica e altezza di moto uniforme in modo più rapido. E, quindi noi le calcoliamo e quello che troviamo è che l'altezza di moto uniforme è superiore all'altezza critica. Allora, in questo caso possiamo scrivere che I è minore di C. Ok. Ora, che cosa succede a una corrente che attraversa una soglia? Da un punto di vista energetico andiamo a studiare il grafico EH. Lo faccio piccolo sulla lavagna, perdonatemi, ma dovreste riuscire a vederlo. E dunque, intanto controllo se è inquadrato. Sì, lo è. Ecco qua. Sul grafico EH vado a fare alcune considerazioni. Perché le faccio? Le faccio perché voglio capire, per prima cosa, dal punto di vista energetico, che cosa succede. E in particolare voglio rispondere a un interrogativo. La corrente ha energia sufficiente per passare la soglia? Bene. Che cosa intendo? Allora, ragioniamo sul grafico per capire che cosa intendo. E la prima cosa che dobbiamo fare è tracciare su questo grafico l'energia che corrisponde all'altezza di moto uniforme. E allora io qua identifico E0 e la traccio su questo grafico. L'energia che corrisponde all'altezza di moto uniforme è sicuramente superiore all'energia critica, perché la critica è il minimo, quindi io sono al di sopra del minimo, non c'è alcun dubbio. Ecco, perché mi interessa l'energia che corrisponde all'altezza di moto uniforme? Perché se non ho indicazioni diverse sulla condizione al contorno di monte,
io assumo, perché non posso fare altrimenti, che la corrente arrivi da monte in condizioni di moto uniforme. Ripeto, se non ho indicazioni diverse, da monte o da valle, no? E qui non ho indicazioni diverse, cioè attenzione, qui per adesso io non, nel risolvere questo problema, non ho dato indicazioni sulle condizioni del contorno. Allora, se voi non avete indicazioni sulle condizioni del contorno, in prima istanza assumete che la corrente, prima di posizionare quella traversa, si stia muovendo in condizioni di moto uniforme. Cioè, e noi non abbiamo posto altre condizioni. Allora voi che cosa fate? Assumete che la condizione a contorno di monte sia moto uniforme e la condizione a contorno di valle sia moto uniforme. Diverso il caso in cui io vi avessi detto la condizione a contorno di valle è un'altezza segnata. Ma in ogni caso voi comunque la prima cosa che fate è quella di dire va bene, vediamo di ipotizzare che non ho altre indicazioni, quindi la corrente arriva alla traversa in condizioni di moto uniforme. Benissimo. Adesso io piazzo la traversa e allora di fatto piazzando la traversa alzo il fondo. Alzando il fondo, siccome l'energia è misurata rispetto al fondo, devo calare il valore dell'energia di una quantità corrispondente all'altezza della traversa, ovvero di una quantità corrispondente a S. E allora se io calo nella quantità corrispondente a S su questo grafico, vado in una condizione di energetica che non è più compatibile con questo grafico, ovvero non è più compatibile con la condizione energetica che corrisponde al moto uniforme. Allora la corrente si dice che non ha energia sufficiente per superare la traversa. Che cosa deve fare la corrente? Ma guardate, da un punto di vista intuitivo è molto semplice quello che deve fare, cioè se la corrente arriva contro un ostacolo, immaginatevi una situazione che semplifico, no? Immaginatevi che la corrente arrivi contro un ostacolo che è più alto della corrente stessa, cioè la corrente viaggia in condizioni di moto uniforme, arriva contro un muro. Che cosa succede? Monte, che la corrente è invasa, no? si alza finché supera l'ostacolo. E chiaramente si origina una condizione di moto vario nel momento in cui si alza, ma poi nel momento in cui supera l'ostacolo il tutto si stabilizza. Quindi la corrente che cosa ha fatto per superare l'ostacolo? Si è alzata. Intuitivamente questo è banale, ma è banale anche facendo delle considerazioni energetiche. Se la corrente non ha energia sufficiente a superare un ostacolo, la deve risparmiare a monte. E allora, attenzione, se la risparmia a monte, che cos'ha? Ha un'altezza superiore all'altezza di moto uniforme, quindi vuol dire che dalla condizione che io avevo ipotizzato di altezza di moto uniforme la corrente si alza. Benissimo. E badate bene, a monte la corrente perché possa alzarsi deve essere lenta. In questo caso non è un problema perché noi abbiamo ipotizzato alveo a debole pendenza, la corrente in condizione di moto uniforme è lenta, io ci piazzo la traversa, la corrente rimane lenta perché si alza ancora di più. Però teniamo presente che è anche l'unica condizione di corrente lenta quella che permette alla corrente di alzarsi in risposta a un ostacolo che trova a valle. Cioè se la corrente fosse stata veloce avrebbe dovuto diventare lenta per reagire. Cioè nel momento in cui la corrente per superare l'ostacolo decide di alzarsi deve essere lenta. E badate bene, anche questo intuitivamente ci torna, perché quando la corrente va a cozzare contro un ostacolo, che cosa fa? Si ferma. Cioè se io la corrente la faccio cozzare contro un muro, che cosa succede? Che si ferma, no? Non riesce a proseguire, quindi fermandosi chiaramente è lenta. E poi comincia ad alzarsi, perché risente dell'ostacolo di valle. Ma si può alzare solo se è lenta, perché ha cozzato contro. Benissimo. Allora la corrente si alza a monte, quindi avrà un'altezza superiore all'altezza di moto uniforme. E fino a che punto si alza? Si alza fino al punto che, partendo dal livello energetico minimo, perché quando
partendo dal livello che corrisponde all'altezza critica, praticamente alza la propria energia di una quantità proprio pari ad essa. Ecco, voi mi potreste chiedere perché parte dal livello energetico minimo, cioè perché lei va alzato, cioè io, qual è l'obiettivo adesso di ciò che vi sto dicendo? Di farvi capire di quanto delta di energia la corrente deve immagazzinare, farvi capire quant'è la maggiorazione di energia di cui la corrente ha bisogno. E allora io cosa faccio? Parto dal livello minimo che corrisponde alla critica e mi alzo di S. Voi mi potreste chiedere perché? Perché parte dal livello minimo? Perché si alza di S? Mi potreste chiedere. Allora, parto dal livello minimo perché faccio un ragionamento, cioè prima intuitivo, poi teorico. Che cosa succede a una corrente quando faccio sempre riferimento alla situazione estrema, io costruisco un muro, la corrente cozza contro, si alza, finché diventa in grado di passare di là. Quando passa di là, salta giù, cioè aumenta la propria velocità, no? E allora per me è intuitivo pensare che nel momento in cui salta giù la corrente è veloce. Poi però bisogna anche di fare un ragionamento teorico per confermare questa cosa. E il ragionamento teorico è molto semplice, cioè se io la soglia mi causa un rifornimento di energia a monte, la corrente a valle avrà un'energia maggiore. Quindi la soglia sta influenzando una corrente di valle. La corrente di valle, se influenzata da monte, non può che essere veloce. E questo corrisponde al mio intuito. Io traccio una traversa, la corrente si ferma, si alza e poi scivola giù. Allora, sulla soglia io ho un passaggio da lenta a veloce. E questo passaggio può solo avvenire, e questo lo sappiamo dalla meccanica dei fluidi, passando dalla critica. Allora, sulla soglia io ho altezza critica. Qui c'ho K. E per questo motivo che io sono partito dal livello minimo, perché io so che sulla soglia la corrente passa con K. E tra l'altro vi faccio un'altra considerazione che vi fa capire che è giusto quello che sto dicendo. Cioè, se la corrente deve risparmiare energia, qual è il suo obiettivo? Quello di raggiungere il minimo di energia sufficiente per scavallare, no? Il minimo di energia sufficiente ce l'ha proprio in corrispondenza della critica, perché noi sappiamo che in corrispondenza della terza critica noi troviamo l'energia minima. E vedete che facendo diversi ragionamenti, uno teorico, un paio intuitivi, e uno, diciamo, l'ultimo che ho fatto è a metà tra il teorico e l'intuitivo, vedete che noi ci convinciamo che lì la corrente ha questo livello energetico. Però siccome lo sto misurando rispetto alla situazione precedente su un fondo che è maggiorato di S, questo S lo devo riportare qui per trovare il nuovo livello energetico. Mi spiego meglio. Quando la corrente scavalla e salta giù dalla soglia, e quello è il livello energetico che mi interessa su questo grafico, io devo aggiungere questo guadagno S, quindi la corrente avrà energia corrispondente alla critica, quella da cui sono partito, poi salta giù dalla soglia, guadagna questo dislivello S, ed è quello che io ho riportato qua in aggiunta rispetto al minimo. Ecco quindi che a valle io mi trovo con questo livello che posso chiamare E1 di energia. E badate bene, questo livello io posso assumere che a monte e a valle sia costante, perché la soglia è talmente corta che posso assumere che l'energia non cambi. E allora questo mi fa accendere un'altra lampadina, mi dice: bene, io non posso applicare le equazioni del Saint-Venant per il passaggio della soglia, perché io qua c'ho un problema, Il problema qual è? Quello di trovare le condizioni a contorno, cioè l'altezza dell'acqua a monte e a valle.
perché ho capito che c'è una soglia, ho capito che lì con le equazioni di Le Chevenin mi devo fermare, ma io devo trovare, se mi voglio fermare, le condizioni del contorno. E tra l'altro ho già capito che le devo trovare entrambe, a monte e a valle, perché a monte ho una corrente lenta e quindi devo trovare l'altezza d'acqua al contorno sulla soglia che sta a valle. A valle ho una corrente veloce, quindi devo trovare la condizione al contorno a monte, ancora sulla soglia. Allora io devo trovare le pezze d'acqua qui e qua. E non posso usare le equazioni del Chevenin. Però dico, posso conservare l'energia. E allora, se posso conservare l'energia, questo grafico mi dà già la risposta. Perché con il livello energetico E1 io trovo la mia altezza di corrente veloce, chiamiamola HV, e trovo l'altezza di corrente lenta, chiamiamola HM. Ottimo! E allora queste due altezze le posso andare a mettere. HM la metto qui e HV la metto qua. Adesso HV, fatemela mettere un po' più avanti, poi vi spiego perché. Diciamo che intuitivamente perché la metto più avanti? Perché la corrente, quando salta, quando cade, non atterra proprio al piede della traversa, no? Atterra un poco più a valle. Bene, ho trovato le condizioni del contorno. Adesso, a monte e a valle, io posso applicare l'equazione di Chevenin. Sempre però ricordandomi che ci potrebbe essere il risalto idraulico. A monte no, perché? Perché ho una corrente lenta sia contro la traversa sia nell'alveo che ha debole pendenza. Quindi a monte non ho risalto idraulico. Allora, non avendolo, ricordatevi l'altezza di monte uniforme H0, sta qui. A monte io vado sintaticamente con un profilo di tipo D1, cioè vado a beccare quei profili che vi ho fatto vedere prima, questi qua. Adesso condivido lo schermo, un attimo solo. Vado a beccare questi e vado a beccare il profilo giusto. Scusate, vado a beccare il profilo giusto, sono su altezza superiore all'altezza di moto uniforme, vado a beccare il D1, che asintoticamente va verso monte, con tangente orizzontale. Qui non l'ho fatta benissimo, perché qua sembra che l'acqua vada un po' in salita, in realtà io devo avvicinarmi alla soglia con tangente orizzontale, perfetto. Che cosa succede invece a valle? A valle ho una corrente veloce, in alveo ho debole pendenza, e quindi io parto da HV, allora qui c'ho l'altezza critica, e avrò un profilo che sarà fatto più o meno in questo modo, e tende l'altezza critica con tangente verticale. Però attenzione, prima di prenderlo per definitivo, devo verificare dove sta il risalto idraulico, perché io a valle sono in un alveo a debole pendenza, a valle ho una corrente lenta, la corrente veloce andrà prima o poi a litigare con la corrente lenta, lì ci viene il risalto idraulico, e potrebbe avvenire anche subito dopo la soglia, chi lo sa. Ancora non sappiamo identificarne la posizione. Bene, ora, che cosa succede sulla soglia? Sulla soglia, esperienze sperimentali ci hanno insegnato che al limite della soglia la corrente per la chiamata allo sbocco si abbassa un pochino rispetto alla critica. E diciamo che si può prendere un'indicazione tecnica che ci dice che vale l'altezza circa 0,7 K per la chiamata allo sbocco. Il collegamento tra l'altezza di monte e la chiamata allo sbocco lo potete fare solo a sentimento, quindi qualcosa di questo genere, diciamo, e poi da qui avete la caduta fino ad arrivare a valle. Ecco, diciamo che l'unica cosa che c'è rimasta da
chiarire è la posizione del risalto idraulico. Guardate bene, se adesso torno alle mie note, trovate qualcosa di un pochino più elegante, ma vedete che più o meno è fatto così. Ecco, c'è rimasto da chiarire che cosa succede quindi al punto di incontro tra la corrente lenta e la corrente veloce. Allora, tenete presente che, come vi ho detto, non si possono utilizzare le equazioni del Saint-Venant per descrivere il risalto idraulico. Tenete presente anche che io non ho messo nessuna condizione al contorno di valle, quindi la corrente di valle per me risale con altezza H0. Se ci fosse una condizione al contorno diversa, dovete tracciare il profilo. Prima o poi queste due correnti si incontrano, perché intanto la corrente veloce non può andare oltre l'altezza critica, non la può neanche raggiungere. Il passaggio da corrente veloce a corrente lenta non può avvenire senza risalto. È un passaggio mediante risalto idraulico. Quindi, se voi tracciate tutto il profilo di corrente veloce fino a raggiungere l'altezza critica, voi sapete già che prima di raggiungerla ci sarà il risalto. La corrente veloce che cosa fa? Da monte va verso valle. La corrente lenta che cosa fa? Da valle risale verso monte. Quindi prima o poi si incontrano. Non c'è alcun dubbio. Prima o poi si incontrano. Tenete presente anche alcune considerazioni intuitive. La corrente veloce, più è veloce, e più tende a far strada, no? A viaggiare, a spingersi a valle. Perché? Perché ha molta energia, quindi ricaccia la corrente lenta indietro, ha questa forza, no? Cioè la corrente veloce, più è veloce e più riesce a spingere. La corrente lenta, invece, ricava la sua forza dall'altezza, cioè più è alta e più spinge indietro. Cioè il contenuto energetico della corrente lenta, da cosa deriva? Dall'altezza. E il contenuto energetico di una corrente veloce, da che cosa deriva? Dalla velocità, perché la corrente veloce è bassa. Allora, anche la corrente lenta vuole risalire, perché chiaramente non è che lo voglia fare, è semplicemente costretta a farlo, cioè la corrente lenta è alta, e quindi è alta, tende a risalire verso monte. Allora, le due correnti si trovano a litigare a un certo punto, si incontrano e bisogna vedere chi spinge di più. E non a caso dico chi spinge di più, perché è proprio una questione di spinta. Quella che noi possiamo fare è uguagliare la spinta della corrente, delle due correnti. Tenendo presente che la spinta voi la sapete calcolare e tenendo presente che sicuramente voi avete già visto, non con me ma con altri sì, che il diagramma della spinta per una corrente si può fare rispetto ad H, cioè rispetto all'altezza. Noi possiamo tracciare il diagramma della spinta e sapete che il diagramma della spinta, S in funzione di H, ha un minimo in corrispondenza proprio della critica. Allora, attenzione, se ha un minimo la spinta in corrispondenza della critica, cosa che voi potete facilmente, questo non vi chiederò di dimostrarmelo, io l'ho dato per scontato. Ma potreste facilmente verificarlo che la corrente in corrispondenza dell'altezza critica ha la spinta minima. Invece, quello che vi ho chiesto è di ricordare a memoria la formula della spinta. Io non la ripeto qua, sulle mie note la trovate e mi raccomando, di conoscerla a memoria. Allora, attenzione, il fatto che il minimo corrisponda alla critica, che cosa vuol dire? Attenzione, vuol dire che la corrente veloce sta viaggiando verso valle per raggiungere il minimo della spinta possibile che corrisponde a quella portata. Quindi non potrà mai raggiungere l'altezza critica, perché la corrente lenta ha sicuramente una spinta superiore rispetto al minimo. È per forza, perché se il minimo corrisponde alla critica, la lenta non è in critica. Allora ha una spinta superiore. Quindi la corrente veloce non arriverà mai a questo punto, perché non riuscirà mai a spingere la corrente lenta a valle oltre un certo punto che corrisponde a un'altezza della veloce che è inferiore alla critica. Quindi praticamente la corrente veloce, ammettiamo anche che quando atterra a
abbia una spinta maggiore della corrente, lasciatemi fare questa assunzione, della corrente lenta, cioè qui a valle della soglia la corrente veloce ha una spinta maggiore della corrente lenta, questo non è detto, ma immaginiamo che abbia una spinta maggiore. Se ha una spinta maggiore, che cosa fa? La butta verso valle, la spinge, no? Quindi rimane veloce, però così facendo aumenta la propria altezza, la corrente veloce aumenta la propria altezza e cala la sua spinta, perché cala la sua velocità. Allora la spinge verso valle, ma arriva a un punto che non riesce più a spingerla, perché raggiunge un valore della propria spinta che è proprio uguale a quello della corrente lenta, e lì c'è il risalto idraulico. E sicuramente questo risalto idraulico lo trovate, ripeto, tra il punto d'atterraggio e il punto che corrisponde alla critica per la corrente veloce. Lì da qualche parte trovate il risalto idraulico. Allora voi per localizzare il risalto che cosa fate? Beh, allora attenzione, la corrente veloce partirà da un valore della spinta che sarà qui così, no? Questo corrisponde a HV. Bene, io ho assunto che questa spinta sia maggiore a quella dell'altezza di moto uniforme, quindi io da valle invece ho la spinta dell'altezza di moto uniforme e qui ho H0. Bene, allora la corrente lenta che fa? Aumenta la propria altezza fin tanto che tac, raggiunge il valore di spinta proprio pari a quello della testa di moto uniforme. E qui io ho un'altezza di corrente, chiamiamola H star, che corrisponde al risalto idraulico, la cui posizione la trovo tracciando il profilo del pelo libero. Allora io il risalto ce l'avrò a questo valore H star, scusatemi, il valore H star è qui. H star, che corrisponde a un punto dell'alveo in cui si verifica il risalto. Prof, chiedo scusa, può mettere in evidenza la lavagna? Sì, chiedo scusa a voi. Allora, un attimo solo. Adesso dovrebbe essere in evidenza, la vedete? Perché c'era lo schermo condiviso, non lo vedevate, però in realtà... Grazie. Perfetto. Allora, come vi dicevo, la spinta cala dal valore corrispondente ad HV fino a raggiungere il valore di spinta caratteristico della corrente lenta in moto uniforme. E lì, a un'altezza H star, si verificherà il risalto. Per trasferire questo sul grafico superiore, io colloco il risalto nella posizione che corrisponde sul grafico del profilo di veloce ad H star. Adesso direi che possiamo fermarci 15 minuti. Se avete delle domande adesso le potete fare, le potete fare anche dopo quando rientro. Grazie, ci vediamo tra un quarto d'ora.
Grazie.
Dunque, ora un attimo solo che condivido lo schermo. Condivido lo schermo e vi faccio vedere un esempio di... Un attimo solo, Un esempio di... grafico della spinta che ho ricavato molto semplicemente in Excel per un alveo rettangolare e ve lo faccio vedere per richiamare la vostra attenzione che contrariamente al grafico dell'energia il ramo di destra delle correnti lente non tende asintoticamente alla bisettrice del quadrante. Mi raccomando che la considerazione della tendenza asintotica alla bisettrice del quadrante vale solo per il grafico dell'energia. Perfetto. Ecco, dopo aver fatto questo esempio del passaggio della corrente sopra la soglia, vorrei invece adesso fare un esempio un po' più complicato che si riferisce a una circostanza che ci interessa molto più direttamente, ovvero un alveo montano in cui noi posizioniamo due briglie. E questa è un'applicazione che potrebbe capitarci di fare, un'applicazione molto classica di verifica delle perturbazioni dell'effetto indotte da una sistemazione fluviale in ambito montano. Questo esercizio è una traslazione di quello che vi ho appena fatto. E le briglie possono essere interpretate come delle soglie di notevole altezza, però è una traslazione in un contesto diverso, ovvero quello dell'alveo a forte pendenza, e poi di perturbazioni ce ne sono due. Ecco, questo è lo schema che vorrei studiare assieme a voi, tenendo presente che l'estensione a due briglie, quindi l'estensione a due perturbazioni, mi dà anche l'occasione di verificare che cosa succede quando è imposta una condizione al contorno in un tronco di integrazione delle equazioni del Saint-Venant che è diversa da quella di moto uniforme. Cioè, se noi osserviamo il tronco tra le due briglie, la condizione al contorno di valle per la corrente lenta è diversa rispetto a quella di moto uniforme. Quindi questo esempio ci dà anche modo di discutere come ci si comporta nel caso in cui la condizione di valle
non sia quella appunto di moto uniforme. Ecco, per semplificare la trattazione, io assumo anche in questo caso alveo rettangolare, anche in prossimità del passaggio della briglia, quindi la briglia dà luogo pure a un alveo rialzato, ma sempre rettangolare, quindi non c'è gaveta, non c'è abbassamento centrale. E considero anche che, oltre a considerare l'alveo prismatico, considero che le due briglie abbiano la stessa geometria, quindi stessa altezza, e che la pendenza non vari. Ecco, tenete presente che nel momento in cui dovessero venire meno alcune di queste assunzioni semplificative, che io faccio solo per semplificare il problema, voi non dovete fare altro che nel momento in cui, ad esempio, ci fosse un cambio di pendenza, non dovete fare altro che spezzare l'integrazione in due rami, uno che arriva al cambio di pendenza e l'altro che parte dal cambio di pendenza. Oppure, nel caso in cui le due briglie fossero diverse, non dovete fare altro che calcolare le condizioni energetiche, ad esempio per una differente altezza delle briglie. Non è un problema il fatto che io adesso le assuma identiche, il fatto che assuma che la pendenza è costante è semplicemente un espediente per semplificare la mia trattazione. Ecco, poi per il resto tenete presente che invece questo schema che io adesso discuto con voi è del tutto analogo, le considerazioni che io dovrei fare sono le stesse rispetto al passaggio della soglia, con alcune differenze che sono dettate primo dal fatto che siamo in alveo a forte pendenza, secondo dal fatto che stiamo parlando di un'opera che è diversa e quindi potrebbe dare luogo a una situazione effettivamente che per taluni dettagli differisce, ma adesso poi vedremo assieme di che cosa intendo. La prima cosa che dobbiamo considerare è che siamo in alveo a forte pendenza, quindi l'altezza critica K, come vedete, è superiore all'altezza di moto uniforme. Non c'è problema. Dobbiamo riferirci quindi allo schema dei profili, questo, perché siamo in alveo a forte pendenza. Questi sono i profili con i quali noi avremo a che fare. Bene. Seconda cosa, le briglie tipicamente hanno una forte altezza rispetto alla soglia di fondo. Quindi quando si progetta una briglia, normalmente, automaticamente si cerca di fare in modo che la corrente non abbia energia sufficiente a passarle. E l'altezza della briglia si progetta proprio in questo modo. Quindi si studia le caratteristiche energetiche della corrente nella sezione e si posiziona l'altezza della briglia in modo da creare un rigurgito a monte. Creare un rigurgito significa che io influisco sulla corrente di monte e quindi significa che io causo un passaggio in corrente lenta. Ecco, io adesso sto facendo riferimento in tutta questa discussione a una condizione precedente, il cosiddetto interrimento. Poi verificheremo che cosa succede e come progettiamo le briglie per il funzionamento post-interrimento. Le briglie non selettive sono destinate a creare sedimentazione a monte e a interrare il tratto d'alveo, sicché a regime la corrente non si trova più un muro davanti, ma si trova semplicemente un salto. E vi faccio un'anticipazione che nella progettazione delle briglie si presta attenzione alla condizione post-interimento, verificando che dopo l'interimento l'alveo sia a debole pendenza. Cioè, questo è l'obiettivo, poi non sempre è possibile raggiungerlo, però questo è l'obiettivo che cerchiamo di raggiungere. E questo perché? Cioè, le due constatazioni relative all'altezza della briglia che vi ho appena fatto, ovvero che la corrente non abbia energia sufficiente a passarle prima dell'interimento, che l'alveo sia a debole pendenza dopo l'interimento, queste due constatazioni sono entrambe legate alla funzione che noi vogliamo raggiungere con una briglia, ovvero quella di diminuire il contenuto energetico della corrente. Vogliamo limitare l'erosione. Allora, per limitare l'erosione abbiamo bisogno di causare un passaggio in lenta fin tanto che rimaniamo in condizione pre-interimento e abbiamo comunque bisogno di causare dopo l'interimento un alveo a debole pendenza. Cioè dobbiamo rallentare la corrente. Ecco, questa è la funzione di una briglia fluviale.
Cioè, le briglie noi le costruiamo laddove c'è un eccesso di erosione, dove l'alveo è in erosione, e quindi vogliamo limitare questa erosione, che dopo mi causa delle frane, mi causa dei fenomeni di trasporto di detriti, dei fenomeni di debris flow. Vogliamo limitarla, e per limitarla bisogna diminuire il contenuto energetico della corrente. Da qui l'idea di dire causare dei passaggi in lenta. Bene. Allora, come vi dicevo, l'altezza della briglia sarà sicuramente tale per cui la corrente non ha l'energia sufficiente per passarla. Nella soglia di fondo, invece, voi avete discusso con Brat dei casi in cui la corrente ha energia sufficiente. E quello che succede è diverso rispetto a ciò che io vi ho appena disegnato e che ancora è sulla lavagna. Io non tratto questo caso perché ve l'ha già fatto Brat. Voi sapete trattarlo. Il passaggio di una soglia di fondo con energia sufficiente, quindi la corrente rimane lenta in alveo a debole pendenza oppure rimane veloce in alveo a forte pendenza. Bene, allora invece adesso vediamo questo caso di due briglie laddove la corrente non ha energia sufficiente per passare, quindi io so già che quando vado a tracciare il grafico dell'energia mi troverò nella condizione medesima che ho discusso con voi prima, energia non sufficiente. Possiamo fare riferimento per ora solo al caso prima dell'inserimento, cioè quello che vedete disegnato qui. Allora che cosa succede? Che io faccio riferimento ad esempio alla briglia di valle. La corrente arriva da valle con condizioni di moto uniforme, perfetto, e trovo la briglia, in corrispondenza della briglia vado a ricavare il livello energetico minimo della corrente, cioè il livello energetico minimo necessario per passarla, e in funzione di quel livello energetico minimo, allo stesso modo in cui ho proceduto nelle due ore precedenti, trovo altezza di monte e altezza di valle. E so già che l'altezza di uscita dalla briglia è pari a 0,7 K, mentre l'altezza sulla briglia è K. Quindi questo non c'è bisogno che io mi dilunghi, voi avete già contezza di come si trovano le due altezze, utilizzando il grafico dell'energia. Mi raccomando, questi dettagli, questa domanda, profilo del perolibro tra le briglie prima dell'interimento, dopo l'interimento, sono due domande che all'esame sono molto ricorrenti e mi raccomando che dovete essere in grado di calcolare, scrivere le formule del calcolo dell'altezza di monte uniforme e dell'altezza critica, essere in grado di spiegare come si calcola l'altezza di monte e di valle. Ecco, vi segnalo che l'altezza di valle, come vedete, a maggior ragione nel caso delle briglie, non è posizionata immediatamente a valle dell'opera, ma un po' più in là. La distanza da quale posizionarla è la lunghezza del getto, che adesso vedremo come calcolare. Non credo che Brat ve l'abbia fatto, ma è molto semplice. Si applicano le leggi della fisica, caduta di un grave nel vuoto, quindi dopo lo vedremo. Ecco, tenete presente che parlando della briglia di valle io non faccio vedere ciò che succede a valle, però in realtà ciò che succede dipende da cosa c'è a valle della briglia di valle. Se c'è un'altra briglia devo ripetere lo schema allo stesso modo in cui ve lo sto spiegando a valle. Se a valle invece non c'è disturbo, semplicemente quel profilo, l'ultimo che vedete a destra, ci metto sopra il mouse, asintoticamente lo portate all'altezza di moto uniforme. Non c'è bisogno di passare dalla critica, perché l'altezza di moto uniforme è inferiore alla critica. Quindi questo profilo qui l'ho lasciato interrotto perché bisogna verificare cosa c'è a valle. Se non c'è nulla, asintoticamente lo si prolunga all'altezza di moto uniforme, se c'è qualcos'altro, c'è un'altra briglia, bisognerà applicare lo stesso schema che adesso vi vado a spiegare tra le due briglie che vedete sullo schermo. Perfetto. Allora, facciamo quindi riferimento alla briglia di valle. Abbiamo calcolato le due altezze. A noi interessa adesso vedere che cosa succede tra le due briglie. Quindi abbiamo calcolato l'altezza di monte e noi andiamo verso monte con un profilo di corrente lenta in alveo a forte pendenza. Ripeto, da HM andiamo verso monte con un profilo di corrente lenta
in alveo a forte pendenza. È un F1, eccolo qua l'F1, è quello più in alto di tutti. Ecco, questo profilo tenderà alla altezza critica con tangente verticale e con spinta minima. Bene, allora torniamo allo schema. Abbiamo inquadrato nella testa il profilo F1, torniamo allo schema. Tracciamo F1 che se ne va verso monte, però se ne va verso monte in alveo a forte pendenza e arriva a scontrarsi con la corrente veloce che scende da monte, scende dalla briglia prima, dalla briglia di monte. E quindi il profilo di corrente lenta nel risalire non raggiungerà mai la critica. Non la raggiunge perché a quel valore di altezza critica corrisponderebbe la spinta minima e quindi la corrente veloce che invece tende all'altezza di moto uniforme avrà, nel momento in cui si incontrano, una spinta maggiore. Proprio perché la lenta tende alla spinta minima, la corrente veloce invece tende alla spinta di moto uniforme e quindi tende a una spinta maggiore. La corrente veloce tende a una spinta maggiore rispetto alla tendenza della corrente lenta. Quindi, prima che la corrente lenta arrivi alla critica, si verificherà il risalto. Dove? Dove le spinte sono uguali. Allora, qui chiaramente rimane aperto l'interrogativo del dove. Rimane aperto in questo senso, cioè noi siamo sicuri che il risalto si verifica lì. Ciò che noi non sappiamo è se il risalto si verifica una volta che la corrente veloce abbia raggiunto l'altezza di moto uniforme o in posizione diversa. È possibile che la corrente veloce raggiunga l'altezza di moto uniforme. Questo non è un problema. Se le briglie sono molto distanti, questo può succedere. E se la corrente veloce fosse indisturbata, proseguirebbe con altezza di moto uniforme verso valle. Però in realtà non è indisturbata perché prima o poi andando verso valle trova una corrente lenta che ha una spinta minore perché tende, prima o poi diventa minore e quindi lì si verifica il risalto. Ecco, attenzione però, potrebbe succedere anche un altro caso. Potrebbe succedere che la HM sia così alta, ripeto, la HM riferita alla briglia di valle sia così alta da risalire tutto il tronco fino alla briglia di monte. Cioè, se guardando la briglia di valle la HM fosse molto alta, ecco, questa corrente lenta potrebbe accumulare una spinta così forte da essere in grado di risalire tutto il tronco, quindi senza raggiungere l'altezza critica ovviamente, fino alla briglia di monte. In tal caso che cosa succederebbe? Che io avrei fatto le briglie così alte da schiacciare il risalto contro la briglia che sta a monte. Ripeto, questo risultato lo posso raggiungere alzando le briglie così tanto. E se io alzo la briglia, alzo la HM, chiaramente, alzo la briglia così tanto da schiacciare il risalto contro la briglia di monte. Ecco, questa situazione si chiama risalto annegato. Perché se la corrente lenta arriva contro la briglia di monte, che cosa succede alla corrente veloce? La corrente veloce, nel momento in cui si realizza, salta giù dalla briglia e atterra in una piscina d'acqua ferma, perché la corrente lenta ha pochissima velocità. Quindi di fatto il risalto, la corrente veloce non ha praticamente il tempo di formarsi, il risalto noi non lo vediamo, il risalto è sostituito da questo tuffo e quindi turbolenza, dissipazione di energia della corrente veloce dentro la corrente lenta che ha risalito fino alla briglia di monte. Questa è la situazione, ripeto, che si chiama di risalto annegato. È una situazione che è particolarmente vantaggiosa. Perché è vantaggiosa? Perché noi siamo sicuri di dove sta il risalto. Mentre invece, se noi il risalto lo facciamo avvenire a metà tra le due briglie, noi non sappiamo dov'è.
e al variare della portata cambia la sua posizione. Invece, se noi neghiamo il risalto e lo neghiamo bene, noi siamo sicuri che è lì. E questo è vantaggioso perché dove c'è sta il risalto, c'è sta erosione. La zona dove si verifica il risalto va protetta, altrimenti ci viene un buco lì. Ora, può essere che noi non ci interessi, no? Nel senso che ci viene un buco in mezzo all'alveo, va bene, pazienza, non è un problema. Però se invece vogliamo evitare che ci venga questo buco, proprio perché vogliamo evitare che i versanti, la stabilità dei versanti ne risenta, allora annegare il risalto è una bella soluzione. Noi proteggiamo la zona Valle della Briglia con massi di grossa pezzatura, quindi siamo tranquilli. Poi tenete presente che già la corrente lenta fa da materasso lei, no? Se la corrente lenta arriva e crea questa sorta di pozza d'acqua ferma o quasi ferma, fa già da materasso nei confronti della vena che stramazza dalla briglia superiore e entra in questa pozza. Quindi è una situazione particolarmente vantaggiosa. Qual è il problema? Il problema è che le briglie devono essere alte, ecco, quindi può non essere conveniente da un punto di vista operativo, economico, possono diventare troppo alte, perché chiaramente non possiamo eccedere certe altezze, sappiamo bene quali sono, no? 15 metri non possiamo eccederli, ma in generale una briglia è difficile che vada oltre 7-8 metri, perché dopo diventa troppo pericoloso. La briglia nel momento in cui cede, è un problema, perché a valle, a monte si è accumulato del materiale solido che poi se la briglia cede parte, no? Parte assieme alla briglia. Quindi è un problema fare delle briglie troppo alte, quindi non sempre è possibile. Però questa soluzione del risalto annegato qualche volta viene ricercata, laddove è possibile viene ricercata. Chiaramente è possibile a maggior ragione dove l'alveo non ha forte pendenza. Se l'alveo ha una pendenza molto forte è evidente che lo intuite, no? Le briglie devono essere molto alte per annegare il salto della briglia precedente. Molto bene, allora noi ritorniamo al nostro tratto tra le due briglie, localizziamo il risalto, che sia negato che non lo sia, è lo stesso, e abbiamo risolto il problema, perché poi in realtà la corrente veloce di monte sappiamo già come determinarla. La briglia di monte è uguale alla briglia di valle, quindi le due altezze HM e HV sono ripetute, e quindi noi questo risalto, questo profilo dove io adesso sto posizionando il mouse, lo sappiamo determinare. È un profilo che tende, è un profilo di tipo F3, c'è anche scritto lì, è un profilo di tipo F3 che tende all'altezza di monte uniforme. Poi non è detto che ci arrivi, potrebbe non verificarsi se il risalto è negato, ma lo sappiamo comunque trattare, sappiamo riconoscere se si verifica o non si verifica. Come facciamo a riconoscere se non si verifica? Vi faccio questo approfondimento. Beh, io conosco l'altezza HV e calcolo la spinta. Poi traccio il profilo di corrente lenta che risale da valle e quando arriva in corrispondenza dell'altezza HV di veloce, ne calcolo la spinta. E se la lenta ha una spinta maggiore, vuol dire che il risalto è annegato. Ottimo! Quindi il problema poi di fatto adesso si sposta a monte della briglia di monte, ma anche quel profilo l'abbiamo già discusso, è un F1 che sappiamo trattare, che andrà prima o poi a incontrare un risalto idraulico, e dove lo incontra dipende da che cosa c'è a monte. Io la condizione a contorno di monte non l'ho specificata. Ecco, quindi questo problema di fatto direi che prima dell'interimento lo sappiamo trattare. E voi dovete essere in grado di spiegarlo, in particolare di spiegarlo a me all'esame, ma comunque in generale di spiegarlo. Poi chiaramente, e ve lo ricordo questo, noi stiamo parlando di un tracciamento intuitivo per adesso, qualitativo, poi un altro discorso dire io vado a fare il calcolo, e quello io ho un'esercitazione pronta da proporvi, che se riesco vi propongo lunedì, però è un passo successivo a quello di cui stiamo parlando adesso. Questo che voi vedete sullo schermo è un profilo qualitativo. Bene, adesso passiamo alla, se non avete domande, se avete domande mi dovete fermare. Se non avete domande passiamo alla situazione post interimento, che anche quella ci interessa molto.
Eccolo qua. Ora, situazione post interimento, che cosa si verifica? Si verifica che la parte d'alveo compresa tra le due briglie si riempie di materiale solido. Ecco, questo è uno schema molto semplificato, quello che vedete. Con che pendenza si riempie? Cioè, è chiaro che il riempimento non dà luogo a un alveo orizzontale, dà luogo a un alveo di assegnata pendenza. E questa si chiama pendenza di correzione, forse Brat ve ne ha già parlato, ma se non ve ne ha parlato è lo stesso, perché tanto comunque ve ne parlo io. Quindi è la pendenza di correzione. Perché si chiama così? Perché è la nuova pendenza che noi vogliamo che l'alveo raggiunga, e questa pendenza di correzione deve essere minore della pendenza critica. Cioè, noi vogliamo che l'alveo, una volta corretto, abbia un'altezza di moto uniforme superiore all'altezza critica. Queste considerazioni che vi sto facendo adesso sulla pendenza di correzione, per adesso le metto in stand-by perché fanno parte della lezione successiva. Però per adesso limitiamoci a prendere atto che noi dobbiamo determinare questa pendenza di correzione, e vedremo nella lezione successiva come determinarla. È una pendenza maggiore di zero ma minore della pendenza critica. Quindi noi che cosa facciamo? Partiamo dalla briglia di valle, tracciamo il profilo, andiamo verso monte con la pendenza di correzione e normalmente arriviamo a cozzare contro la briglia di monte. Normalmente, vedremo domani perché abbiamo interesse di creare questo strato di protezione dell'alveo, ma intuitivamente lo capite, noi vogliamo limitare l'erosione, quindi più ricopriamo l'alveo con materiale che si deposita, meglio stiamo. Tenete presente che noi stiamo progettando sempre in riferimento a un valore di portata. Questo valore di portata è calcolato con incertezza, quindi la situazione che si verificherà poi non è mica detto che sia quella che noi ci immaginiamo, perché magari si verifica una portata superiore, con una portata superiore cambia tutto. E il valore di portata che noi, rispetto al quale progettiamo, può essere la portata di piena, può essere un valore diverso, che adesso poi domani vedremo come stimarlo, no? Però quello che volevo dirvi nel fare questo ragionamento è: cercate sempre di stare a favore di sicurezza, perché potrebbe sempre succedere qualcosa che noi non abbiamo previsto. Allora magari ricoprire tutto l'alveo di uno strato di materiale depositato ci fa stare più tranquilli. Se lo scopo è stabilizzare i versanti, chiaramente più materiale ci mettiamo e più ristabilizziamo. Fermo restando che l'altezza delle briglie non deve essere troppo alta. Va bene. Allora, noi ci troviamo in questa situazione. Che cosa cambia rispetto a prima? Beh, cambia che l'alveo adesso è a debole pendenza, quindi noi, e cambia il fatto che non abbiamo più a monte una briglia che spunta dall'alveo. A monte abbiamo un alveo che a un certo punto trova, un alveo a debole pendenza, che trova sulla sua strada un salto. Quindi immaginiamo che questa volta partiamo da monte con il nostro ragionamento e immaginiamo di arrivare con un'altezza di moto uniforme da monte, quindi che da monte non ci sia nulla, e l'ho chiamata H'0. Perché H'? Per distinguerla da H0 che vigeva nell'alveo prima dell'interimento. Questa sarà un'altezza di moto uniforme più alta, perché l'alveo, io ho abbassato la pendenza. Allora, siccome è un alveo a debole pendenza, questo alveo risente a valle della chiamata allo sbocco. È una corrente lenta, quindi influenzabile da valle, risente della chiamata allo sbocco, cioè risente del fatto che a valle c'è l'altezza critica. La condizione al contorno di questo primo tronco d'alveo, questo qui dove sto facendo muovere adesso il mouse, la devo ricercare a valle. E qual è? È l'altezza critica sulla briglia. Perché è proprio altezza critica? Ma perché da lì la corrente salta, quindi deve diventare veloce. E il passaggio da lenta a veloce si fa attraverso la critica.
senza risalto, ricordatevelo, il risalto c'è solo da, nel passaggio da veloce a lenta. Quindi passa attraverso la critica, sulla briglia ho la critica. Poi all'uscita della briglia c'è 0,7 la critica, sempre, ma la condizione al contorno del profilo la devo cercare proprio a valle ed è la critica. E dopo questo profilo di lenta risale verso monte, cioè dico risale in senso figurato, perché la corrente continua a scendere, eh? Non è che la corrente risale, ovviamente, è il profilo che risale, perché la corrente lenta è condizionata solo da valle, è il nostro calcolo che risale. Cioè quando noi facciamo il calcolo del profilo di 2, quando lo faremo, quel calcolo lì bisogna farlo partire da valle e il calcolo risale. Ma la corrente continua a scendere, ovviamente. L'acqua continua ad andare verso il basso. Purtroppo non siamo ancora in grado di invertire il flusso dell'acqua se non pompando o dare comunque delle emissioni di energia. Allora, questo profilo di 2, ricordatevi, vado a cercarlo, i profili di lenta, vedete, è proprio questo di 2 che parte dall'altezza di moto uniforme e arriva alla critica. Molto bene. Allora, dopodiché la corrente atterra, dobbiamo ancora calcolare la lunghezza del getto, adesso spero nei 10 minuti che mi rimangono ad arrivarci, e poi troviamo l'altezza di valle. Come la troviamo l'altezza di valle? Sempre sul grafico dell'energia, però attenzione perché questo grafico dell'energia, adesso ve lo disegno alla lavagna, è un po' diverso da quello di prima. Devo condividere la lavagna, quindi condivido lo schermo. La lavagna dovrebbe essere già in evidenza, sì. Allora, io avrò un grafico dell'energia calcolato rispetto al nuovo alveo e in funzione di H, lo disegno. Benissimo, allora io ho un'energia, no scusate, ho sbagliato tutto, sulla briglia io ho l'energia altezza K e l'energia che è corrispondente all'altezza K. Bene, però la briglia ha un salto verso valle, questo salto sarà determinato dall'altezza della briglia meno l'interrimento se c'è stato, cioè se voi, torniamo un attimo a condividere. A valle vi trovate con un'altezza della briglia che qui non è identificata con un simbolo, ma va dalla sommità della briglia fino al livello dell'interimento. Quindi è questo l'incremento d'energia che la corrente guadagna. Bene. Allora noi dobbiamo, sul nostro grafico, alzare il livello energetico di una quantità, chiamiamola S', che sulle mie note non è indicata, poi la corrente è veloce, quindi vado sul ramo delle correnti veloci e trovo la mia H'B. H' per distinguerla, forse sul grafico non è chiamata con il pedice primo, ma per distinguerla dalla altezza di valle prima dell'interimento. Aspettate solo che controllo. Sì, l'ho chiamata HV sulle note, ma insomma, adesso il simbolo. Il simbolo, come al solito, bisogna che siamo flessibili. Bene, quindi troviamo la HV, a questo punto io torno sulle mie note e dalla HV io devo andare con un profilo di corrente veloce in albo debole pendenza verso valle ed è un profilo di 3. Profilo di 3 che trovate qui. No, scusatemi, questo è, eccoli qua, il D3. Che viaggia in direzione dell'altezza critica che eventualmente raggiunge con tangente verticale, ma in realtà non ci arriva. Non ci arriva perché a valle c'è una corrente lenta che risale e chiaramente in mezzo c'è il risalto idraulico. Ecco, attenzione, questa corrente lenta che risale da valle, noi dobbiamo avere cura che ci sia davvero, perché attenzione che potrebbe succedere, se io metto le briglie molto vicine,
Che cosa può succedere? Seguite il mio mouse, che il profilo di 3 viaggia, 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 viaggia e arriva sulla briglia. E allora che cosa succede? Perché magari ha una spinta sufficiente a farlo. E allora che cosa succede? Che a valle non si forma la corrente lenta. La corrente rimane veloce, si fa tutto l'alveo a debole pendenza e poi salta giù dalla briglia successiva. Ecco, questo succede se il tronco d'alveo, se le briglie sono molto vicine. Voi capite che se le briglie le mettessi vicine, tipo una scala, allora la corrente comincia a fare dei salti rimanendo sempre veloce. E questo noi non lo vogliamo. Quindi bisognerà dare tempo alla corrente di diventare lenta. Questo è un criterio di progettazione. Non è detto però che non è assicurato, attenzione, non è assicurato. Ecco, noi invece che abbiamo progettato bene, faremo in modo che la corrente veloce abbia il tempo da avvicinarsi alla critica e non la raggiungerà mai, perché se la sua spinta cala così tanto che a quel punto passa in lenta. Ecco, poi a valle si ripete lo stesso schema. A questo punto facciamo due conti sulla lunghezza del getto. Allora, fatemi un attimo tornare sulla lavagna. Cancello questo grafico e adesso faccio uno schema molto semplice di un punto materiale che arriva sulla sommità della briglia e cade. Allora, raffiguriamo il nostro alveo che per semplicità prendiamo orizzontale. E orizzontale perché lo possiamo fare, abbiamo l'assunzione alle spalle di alveo a pendenza debole, quindi ai fini di questo calcolo lo possiamo assumere orizzontale. Bene, in realtà io l'ho disegnato leggermente inclinato, ma noi assumiamo che sia orizzontale. Benissimo. Allora, a questo punto io ho la mia briglia di altezza, di altezza S, e ho una generica particella d'acqua che appartiene alla vena. Pensiamo che di prendere la particella che sta sul punto più alto della vena, no? E quindi diciamo che a questo punto io, anzi facciamo così, prendiamo la più bassa che è più semplice, prendiamo la più bassa, quindi la più bassa sta proprio rispetto all'alveo a un'altezza S. Che prendiate la più bassa o la più alta, la differenza qual è? L'altezza K, però normalmente questa altezza è ininfluente rispetto all'altezza della briglia. La briglia è alta qualche metro, l'altezza critica normalmente è dell'ordine di, normalmente è inferiore al metro. Poi, se volete essere sicuri, potete anche prendere la particella che sta sopra, quindi praticamente qui aggiungete la distanza K. Però io per semplicità non ho fatto questo caso, io sulle mie note trovate il caso della particella che sta proprio l'altezza S, quindi cancello questo, aspettate che voglio essere sicuro che si veda il disegno che ho fatto, cancello quella seconda particella che sta in alto. Bene, allora questa particella fluida esce con velocità orizzontale che io so calcolare, perché la velocità V è uguale a Q diviso A, e A la conosco, così come conosco Q. Conosco A perché conosco l'altezza dell'acqua, è critica, quindi conosco l'area bagnata, trovo V. Benissimo. Allora, a questo punto è chiaro che questa particella segue una traiettoria parabolica, cioè cade e arriva qui. Bene, io ho bisogno proprio di sapere questa lunghezza LG. Ho bisogno di calcolare quella lunghezza lì. Bene, allora la particella, oltre a essere soggetta a una componente di velocità orizzontale, chiaramente perché descrive una traiettoria parabolica? Perché è soggetta anche a una componente verticale di velocità causata da G, e la velocità è verticale della particella è zero nel momento in cui lascia la briglia,
perché esce con traiettoria orizzontale, però chiaramente appena si trova nel vuoto la velocità verticale, chiamiamola, spero di aver usato lo stesso simbolo, VV è uguale a G per T. E quindi incrementa, è soggetto a accelerazione di gravità, quindi la velocità aumenta. Ecco, però parte da zero, cioè quindi se noi chiamiamo come, quindi a questo punto il simbolo T, indichiamo con il simbolo T il tempo richiesto alla particella per atterrare, la velocità avrà questo andamento lineare, parte da zero e raggiunge, quindi ha questo andamento triangolare la velocità, parte da zero e raggiunge il valore gt quando atterra. Quanto vale il valore medio? Il valore medio vale gt diviso 2. Quindi la velocità media è uguale a gt mezzi. Bene. Ora, quanto tempo impiega quindi la particella a toccare terra? Allora, noi ci calcoliamo, perché è questo che vogliamo calcolare, quindi quanto tempo impiega la particella a toccare terra e dopodiché, trovato questo tempo, lo moltiplichiamo per la velocità orizzontale e troviamo Lg. Bene. Allora, quanto tempo impiega la particella a toccare terra? Allora, deve percorrere una distanza verticale pari ad S. Quindi il tempo sarà uguale a T, sarà uguale a S diviso la velocità media. Quindi S diviso, GT diviso 2. Ok, quindi praticamente noi possiamo scrivere, dobbiamo ricavare il tempo, quindi praticamente possiamo scrivere che, vado a scrivere in alto, si vede, vero? Sì, si vede. Allora, andiamo a ricavare il tempo, quindi possiamo scrivere che un mezzo G di 4 è uguale a S. Bene, dovrei non aver, direi che non ho fatto errori, perfetto. E quindi possiamo ricavare che T è uguale a 2S diviso G sotto radice. E quindi Lg è uguale a V per T. Controllate che non abbia fatto errori, poi comunque ci sono le mie note che vi riportano lo stesso calcolo. E direi che a questo punto possiamo chiudere questo capitolo. Domani poi vedremo delle applicazioni di questo alla progettazione delle briglie. Domande? Allora, siccome ho fatto quell'errore madornale di non registrare all'inizio, ci ho pensato un attimo, farò così. Io vi carico il video che di questa, diciamo, ora netta, forse un po' di più, un'ora e un quarto, e nelle note del video vi scriverò che, spero di poterlo scrivere anche su Panopto, ma direi di sì, vi scriverò che il video è incompleto e vi metto il link del video dell'anno scorso su YouTube che vi permette di coprire la prima ora. Quindi ripeto, lo scrivo nelle note, non vi rendo disponibile direttamente il video dell'anno scorso, ma vi metto il link nelle note su YouTube e spero di riuscirlo a mettere anche su Panopto. Grazie e scusatemi ancora.